Abbiamo fatto tantissimo possesso palla, forse ci è mancato quel cambio di ritmo negli ultimi 20 metri. Il Venezia ha fatto davvero poco, erano tutti dietro e poi delle ripartenze, però dispiace perché siamo qui a parlare di una sconfitta in casa e fa male a noi e ai nostri tifosi. Si è parlato molto del gol del 2-0, tu eri lì, che sensazione hai avuto sulla posizione di partenza di Zigone? Ma era una palla un po' difficile perché ci siamo trovati due contro due dietro e secondo me io ho fatto il movimento per cercare di mandare l'attaccante in fuorigioco. Mi ha girato che abbiamo trovato una squadra che si chiudeva benissimo dietro e noi sicuramente potevamo far meglio negli ultimi 20 metri, cercare di trovare delle combinazioni più veloci per cercare di aprire questa difesa. Luca, a livello personale, come ti sei trovato al centro della difesa? Ah, mi sono trovato bene perché comunque l'anno scorso ho sempre giocato in difesa, dove ero in Belgio, quindi è una posizione che conosco e sicuramente devo migliorare tanto, lo so. Sono qui perché in settimana voglio lavorare, sia io che tutto il reparto, quindi dobbiamo migliorare tutti quanti. Anche perché c'è un avversario importante che vi aspetta, questo Frosinone che viaggia a una media elevata di gol fatti a partita. Sì, il Frosinone è sicuramente è una delle squadre più attrezzate del campionato e sappiamo che dobbiamo fare una grande gara, ma penso che oggi comunque, ecco, è stata una partita un po' particolare perché abbiamo tenuto sempre nel pallino del gioco e poi siamo qui a commentare una sconfitta. Gli applausi dei tifosi alla fine comunque vi rincuorano, vi danno più grinta per la prossima partita già. Certo, i tifosi sono fondamentali per noi perché sappiamo che vogliamo trascinarli e per trascinarli dobbiamo fare i risultati, quindi siamo contenti che ci sostengano sempre e noi cerchiamo di dargli delle gioie. Grazie a Luca Marone.